che sia molto importante ricordare il valore dello sciopero come diritto fondamentale. Forse il nostro è un paese che ha perso la memoria, ma è utile ricordare una cosa molto precisa, molto forte, e cioè lo sciopero è un diritto da quando in questo paese è stato sconfitto il fascismo. Questo è bene ricordarselo sempre, perché il primo atto che il regime fascista fu proprio quello di sospendere il diritto di sciopero. Ed è bene ricordare che proprio il movimento dei lavoratori nel 1943, nel pieno del fascismo, proclamò lo sciopero generale per sconfiggere il fascismo e per uscire dalla guerra, quando allora scioperare significava rischiare la vita e la fucilazione. Dopo questa battaglia, dopo questa lotta, la nostra Costituzione ha fatto diventare lo sciopero un diritto di quelli più deboli, senza il quale non hai lo strumento per avere voce e per poter dire la tua. E oggi noi abbiamo usato quel diritto proprio per dare voce a chi non ce l'ha e per difendere e applicare la nostra Costituzione. Ed è bene ricordare anche a chi ha perso la memoria che se recentemente, nel pieno della pandemia, il nostro paese è stato capace di darsi un protocollo alla sicurezza, quelli che hanno perso la memoria sarebbe utile che si ricordassero che quel protocollo c'è perché sono state le lavoratrici e i lavoratori a scioperare perché non si poteva lavorare senza sicurezza. E se il nostro paese oggi ha un livello di ripresa che è più alto di quello degli altri paesi europei, e se per fortuna ha dei livelli anche di tutela della salute superiore, è proprio perché c'è stato il protocollo alla sicurezza che ha garantito le condizioni che altrimenti non ci sarebbero state. E la ragione fondamentale proprio di questa giornata di mobilitazione è proprio questa: rimettere al centro il lavoro, il suo valore, e rimettere al centro della crescita di questo paese una crescita con sicurezza. Lo diceva anche Pier Paolo, ha colpito anche a me ieri la dichiarazione del presidente della Confindustria Carlo Bonomi. Dovreste saperlo tutti voi, questa nostra giornata di mobilitazione, di lotta, ha reso triste il presidente della Confindustria. Quando ho letto questa dichiarazione sono rimasto sorpreso. Per la verità mi è venuto in mente Enzo Iannacci e la canzone "Hai visto un re". Mi è venuto in mente quello che questo poteva significare, ma vorrei ricordare una cosa molto precisa. Vedete, lo diceva già Pier Paolo, noi siamo persone che siamo abituate a guardare negli occhi le persone, e noi non siamo persone capaci di essere contente e felici quando qualcun lavoratore, quando una lavoratrice perde il posto di lavoro, quando un lavoratore, quando una lavoratrice è in difficoltà. Noi siamo abituati, guardando le persone negli occhi, che sono gli occhi che ti danno l'idea dello stato d'animo di una persona. E noi siamo abituati che quando qualcuno sta male noi non siamo felici, e la felicità ce l'abbiamo quando tutti gli altri come noi possono stare bene e essere tranquilli. E quando questa situazione non si determina, quando succede quello che succede in questi giorni, che c'è chi rischia di essere licenziato, che rischia di essere delocalizzato, e qui davanti a noi abbiamo i lavoratori della Caterpillar, abbiamo i lavoratori della Re Italy, abbiamo i lavoratori della GKN, abbiamo i lavoratori di tutto il paese che hanno questa paura, noi non possiamo essere felici, anzi abbiamo la forza e la volontà di metterci in piazza
di batterci, e questo dovrebbe essere un impegno anche di Confindustria. Anche Confindustria dovrebbe dire ai loro associati che non devono delocalizzare, che devono investire nel nostro paese, che devono crescere assieme a noi. Questa è la battaglia di cui abbiamo bisogno.